avere identità. C'è chi non ha memoria storica, riscrive il passato prima della bomba atomica. Perché sì, sa la storia ciclica, chi ha già sbagliato poi di nuovo sbaglierà. Chi non conosce la storia non sa di ogni errore fatto in passato poi ripeterà. Non dà nessuna importanza alla realtà. Chi parla di normalità non ha memoria. Sembra che questa gente non abbia più la forza, ma non vuole reagire, non dice quello che pensa. Devoto al padrone, non pone alcuna domanda, abbassa la testa. E l'anima di un popolo, se non si sa, si resta in bilico. E l'identità di un popolo, se non si sa, si è in pericolo. C'è chi non ha memoria storica, bombardato dagli eventi si dimentica. Di chi razzola male predica e nasconde la sua vera identità. La storia è cibo sano, fa bene alla mente, conserva e custodisce del passato le esperienze. Se sfrutti sta risorsa diventi cosciente, che è l'unico modo per comprendere il presente. Solo la conoscenza ti può dare la forza, cercando di agire e di dire quel che si pensa. Devoto al padrone, perdi dignità e speranza, tu rialza la testa. E chi insegna gli errori, chi ricorda gli orrori, spiega chi è vittimo carnefice le loro ragioni. Guerre e rivoluzioni, morti e resurrezioni, le disegna nella vita tutti i tuoi valori. Ma ti ricordi delle stragi di Stato, quanta mafia è esportato, quando eri tu immigrato? Ti ricordi del fascismo, nazismo, quale risultato ha dato il proibizionismo? Ti ricordi della Banca Vaticana, ricorda la democrazia cristiana, di Tangentopoli, di Rimborsopoli, se finisce in Opoli, sempre in culo ai popoli. Popoli, 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 popoli. C'è chi non ha memoria storica, bombardato dagli eventi si dimentica. Di chi razzola male predica e nasconde la sua vera identità. C'è chi non ha memoria storica.